La decisione della provincia di Pescara di mettere all'asta l'immobile che ospita la caserma dei Vigili del Fuoco in Viale Pindaro non è passata inosservata e anzi il candidato sindaco di Pescara, Carlo Costantini, in conferenza stampa ha sottolineato l'immobilismo del comune di fronte a una scelta che in primis penalizzerebbe l'Università d'Annunzio, impedendo al campus una sua naturale espansione, come spiegato anche in conferenza stampa. La provincia da anni si fa carico di costi ingenti per garantire la permanenza alla caserma dei Vigili del Fuoco in quella e quindi è comprensibile che decida di venderla e che in qualche modo abbia la prospettiva di incassare 4 milioni e mezzo di euro da quella vendita. È molto meno legittima la misura in cui si considera che quell'area è strategica rispetto alle prospettive di sviluppo della nostra università. La cosa sorprendente è che la provincia di Pescara dovrebbe aver sollecitato il Comune di Pescara ad assumere iniziative rispetto a questa prospettiva, ma il Comune di Pescara è rimasto completamente silente e disinteressato, come se la sottrazione di quell'area dal processo di costruzione il campus universitario fosse un aspetto che non interessa la città di Pescara. Il Comune di Pescara è stato prontissimo quando si è trattato di sostenere la realizzazione del trasferimento di una parte dell'università nelle aree adiacenti il porto turistico di Pescara, ma è stato assolutamente silente in un momento in cui pericolosamente potrebbe avvicinarsi la perdita di un'area che invece è strategica. Noi per questo abbiamo deciso di convocarci e di dire subito con chiarezza qual è la nostra posizione. Noi siamo contrari al trasferimento di una parte dell'università nelle aree a ridosso del porto turistico, se non altro perché già sacrificate dalla presenza della caserma della Guardia di Finanza, cioè l'idea che oltre alla caserma della Guardia di Finanza possa aggiungersi altro che non è attinente allo sviluppo turistico ricettivo di quell'area, per noi è inaccettabile. Inoltre creerebbe un gravissimo danno alla mobilità, perché mentre Viale Marconi è stata sacrificata nella prospettiva della costruzione di un trasporto rapido di massa verso Viale Pindaro, le zone del porto turistico sono molto poco servite dai mezzi pubblici, quindi questo vorrebbe dire che migliaia di macchine si metterebbero in circolazione per consentire a studenti, professori di raggiungerla. Non c'è nulla di razionale in quello che stanno facendo. Quindi se da una parte diremo no, e lo diciamo già da oggi, alla realizzazione di quel progetto, dall'altra parte dichiariamo sin d'ora di essere al fianco della nostra università per sostenere tutti i suoi progetti di sviluppo, che prescindono dalla didattica, perché la competitività di un sistema universitario oggi presuppone anche la capacità di assicurare servizi. La compartecipazione del comune a questo progetto di sviluppo è totalmente assente, se solo si considera che gli stanno vendendo sotto il naso un'area strategica che all'interno dei suoi atti programmatori. Noi vogliamo assolutamente cambiare pagina e mettere al centro della nostra attività amministrativa il futuro della nostra università.